Ma soprattutto ragazzi, guardate qui, guardate quello che vi farà aumentare di più di 1000 FPS. Siete pronti? 3, 2, 1. Nel video di oggi vi andrò a spiegare come fare 1000 FPS o magari anche di più con due semplicissime impostazioni. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, sono Pow e ben ritrovati. Come state? Spero tutto bene. Come avete letto dal titolo, oggi nel video che è uscito oggi e che state vedendo in questo momento, vi andrò a spiegare come farò a fare questi 1000 FPS, insomma, semplicemente con 2, 3 o comunque qualche impostazione molto molto rilevante, ecco. Vi raccomando, se non avete ancora fatto, su con un like, vi ricordo che è gratis e non costa nulla. E ovviamente non vi dimenticate anche del codice più bello e più figo del mondo, il codice Pow inserito nel nono shop. Oggi ho veramente tante tante cose da dirvi, soprattutto tante soluzioni per tutti questi FPS che ancora non sapete nulla, ma appunto vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere. Come farne magari 500, ma anche per tutti coloro che sono da play. Insomma, tranquilli ragazzi, che se siete da computer, se avete le stesse impostazioni, ne potete fare anche di più. Solo che diciamo, questi sono dei trucchetti che nessuno vi ha ancora mai spiegato. Ok, abbiamo uno qui e... ok. Ok, ok, no, l'ho missato. Ok, l'ho preso e l'abbiamo ucciso. Ok, eccoci qui in mappa. Siamo al momento nel laboratorio della battaglia, così vi faccio vedere bene tutto quello che c'è da sapere, appunto. E andiamo nelle nostre impostazioni. Io sono da computer, quindi se siete da play penso non abbiate le stesse, ma magari simili, ecco. Come troviamo nella prima pagina, possiamo avere vari tipi di impostazioni, come tipo preimpostazioni e qualità, che sono tutte le qualità presentate. Per esempio elevato sono quelle molto di alta qualità, epico massima qualità, e poi vabbè abbiamo medio che è di media qualità e basso che è di una bassa qualità, giustamente, non l'avrei mai detto. Boh, tramite queste impostazioni che vedete qui possiamo cambiare veramente tanta roba, tranne distanza visuale, che in verità non ho mai capito quello che volesse dire distanza visuale. Non cambia tanto da media, da ridotto a epico, anche se è il massimo e il minimo, perché appunto cambia veramente poco poco. Quello che cambia ragazzi sono le ombre, che purtroppo vi andranno a far calare gli FPS tanto tanto tanto. Questa ragazzi è una cosa che vi consiglio di non mettere, anche perché sono molto belle sì da vedere ragazzi, ma mamma mia quanti FPS fan calare. E vabbè, fin qui ci sta. Poi abbiamo anti-aliasing, che è il contorno e il bordo del giocatore. Come state vedendo adesso ragazzi, il bordo del mio giocatore è da un po' fastidio, ecco, agli occhi. Se vedete bene, non so, probabilmente vi starò zoomando ragazzi, ma da un po' di fastidio. Ho messo anti-aliasing medio e guardate qui ragazzi, siamo già un'altra cosa. E se io invece dovessi mettere anti-aliasing epico, guardate, guardate qui raga, non ha nulla di sfocato, sembra tutto così, così smooth, tutto così fluido, ecco, molto molto figo. Mettiamo magari elevato. In questo momento ragazzi state vedendo le texture che sono a qualità ridotte. Ecco qui, per esempio ragazzi state vedendo qui che non è di altissima qualità, diciamo, il terreno. Guarda, no, non è molto bello, ecco. Ma se io dovessi solo provare a mettere texture epico, ragazzi, guardate qui l'erba, quanta qualità, veramente molta molta molta. Poi anche lì, se vedete, ma what? Si era un attimo buggato. Vabbè, lasciamo stare. Questa dovrebbe essere qualità massima. No, comunque ragazzi, a parte scherzi, guardate anche qui che figo che è. Sembra molto molto realistico tutto questo, ma deve ancora arrivare la parte bella, tranquilli. Poi abbiamo tutti gli effetti che da ridotto possono essere a epico, elevato, medio. Due cose che vi sconsiglio di mettere, infatti io ce l'ho al primo livello, insomma, che sarebbe ridotto, ecco. Provo a metterlo a livello medio. Già, mamma mia ragazzi, guardate quanto sta frame laggando, che è tanta roba, devo essere sincero. Molto bello giocare a Fortnite così ragazzi, già stai iniziando a laggare e io sto giocando soprattutto al laboratorio della battaglia, che non dovrebbe per niente creare problemi. Guardate questa macchina ragazzi, quanto è bella, non è neanche sfocata, sembra proprio luminescente, bomba. Quello che vorrei fare adesso ragazzi è distruggere le strutture. Vedete ragazzi, quando do una picconata trema tutto, che okay, qui non si vede, ok, vedete che ha tremato tutto, insomma. Eccoci qui, anche quando faccio così trema tutto. E se io invece dovessi mettere effetti a epico, guardate qui raga, vado magari da un'altra parte e boom boom, guardate quanto è fluido raga quando distruggete, molto molto figo, a me piace molto. Però non stai laggando ragazzi, perché io lo vedo un po' che laggare. Abbiamo poi come ultima opzione il post processing. Che cos'è questa opzione qui? Beh, semplicemente è la velocità di Fortnite che vi carica quando vi carica le strutture. Ecco, per esempio vedete che lì prima si vedeva un po' male, ecco, avete messo il post processing al massimo e si vede bene.
bene. Anche quando non lo so, atterrate ragazzi, il post processing è fondamentale, anche perché se non ce l'avete attivo, comunque se avete al ridotto oppure al secondo livello, si potrebbe creare dei vari problemi che, beh, non sono molto belli e molto positivi. Passiamo a un altro tipo di impostazioni, che sono le grafiche avanzate, ovvero il V-Sync, che è una roba del monitor, non c'entra niente. Poi abbiamo il motion blur, ragazzi, quando vi spostate, guardate qui ragazzi, quando vi spostate, quando vi girate, diciamo che è normale la visuale, ecco. Se voi invece mettete il motion blur, attenzione ragazzi, mettete di sì, guardate quanto è figo, cioè non è che c'è tanta di differenza, ma potete diciamo notare una fluidità un po' più alta, ecco, guardate qui, molto molto figo. Ma soprattutto ragazzi, guardate qui, guardate quello che vi farà aumentare di più di 1000 fps. Siete pronti? 3, 2, 1, boom! Modalità di rendering, dobbiamo andare in DirectX 12, non neanche 12, in prestazioni alfa ragazzi, guardate qui, dovete cliccare modalità di rendering, prestazioni alfa, e qui automaticamente ragazzi il tutto diventerà diciamo di una qualità molto molto bassa, ma che vi farà fare più di 1000 fps anche raga. Io ne facevo una volta più di 600, mi ricordo, poi vabbè il mio computer piano piano sta andando un po' a decadere, quindi è normale, ci sta. Guardate qui ragazzi, allora adesso è normale il gioco, fate bene attenzione perché qui normale, qui si vede l'erba normale, si vedono le chiazze, magari un po' di fango, si vede tutto poi così bene, ecco, guardate anche qui si vede il deserto, sembra una specie di deserto, comunque sabbia. Se io riavvio il gioco, ho riavviato il gioco e guardate qui quanta differenza, mamma mia quanta differenza c'è, sembra che sto guardando, non lo so, un gioco di 8 bit del 1890. E guardate qui anche l'erba, ragazzi, non c'è più l'erba ma c'è semplicemente questo verde qua, che secondo me non è che tanta roba, cioè io non lo metto, più che altro lo mettevo una volta, ma guardate ragazzi, i miei FPS adesso sono 240 perché li ho bloccati io a 240, se no farebbero anche più di 1000 fps, che è comunque tanta tanta roba. Andiamo avanti con i nostri impostazioni e qui ragazzi, come potete vedere, si sono annullate tutte quelle che ci sono perché appunto ho messo prestazioni alfa. Ecco qui non ci sono né le ombre, né anti-aliasing, né mesh, né effetti. Cosa dovrebbe cambiare se dovessi mettere texture a epico semplicemente con una prestazione alfa? Guardiamo subito ragazzi, ovviamente non lagga, ma guardate anche qui raga, prima si vedeva molto sfocato, adesso invece si vede l'erba che è proprio dentro dentro dentro, e vediamo qui la sabbia com'è, invece nella sabbia si vede, dai ci sta ragazzi, texture al massimo livello e anche prestazioni alfa, direi che è una bella combo. Guardate anche qui raga, non sembra neanche con delle prestazioni alfa, vero? Eh sì, tanta tanta roba, però vabbè, vorrei dire, ho messo texture epico, FPS sono calati molto molto molto. Ma se dovessi rimettere prestazioni a ridotto, anzi più che prestazioni, a texture a ridotto, guardate qui ritorna un po' come prima, che è molto molto simile, ecco. E attenzione ragazzi, guardate qui le strutture come sono molto molto strane, sono molto più strane, a me piacciono raga, perché sembrano quelle da mobile, anzi no, sono quelle da mobile, e secondo me raga sono molto molto fighe. Poi ditemi cosa ne pensate, anche se io provo a fare tipo qualche costruzione, vediamo qua come sono con le costruzioni, vediamo ancora se mi ricordo come ci si costruisce. Ok, sto costruendo ancora un pochino ragazzi, guardate qui anche com'è strano il legno, molto molto strano, mamma mia che figata. Ditemi se voi usate queste prestazioni ragazzi, che perché penso ci siano anche da play, poi ragazzi ditemelo nei commenti, ma questa è un'impostazione che vi farà fare più di 1000 fps ed è scientificamente provato ragazzi, ve lo dico io perché una volta li facevo veramente. Come detto, ancora un po' di 90, ok, tutti tuoi. Allora guarda, allora queste costruzioni come sono belle, oh yes ragazzi, quanto mi piace costruire con queste impostazioni molto molto strane, raga, poi ditemi se lo usate voi, perché sono molto molto curioso, spero di non essere l'unico che le usa, vorrei dire. Io adesso ragazzi nel mio caso le leverò, ok, mettiamo le prestazioni come erano prima, quindi DirectX 11 e DirectX 12. Io quello che vi consiglio sempre è DirectX 11, dato che DirectX 12 è una cosa diciamo perché le schede video più vecchie pesano, non so ragazzi come funziona, ma io vi consiglio sempre di usare DirectX 11. DirectX 12 ragazzi non lo usa quasi nessuno e nulla. E fate un attimo attenzione a quanto è aumentata la fluidità delle strutture quando le editate, guardate qui ragazzi quanto è fluida, oh mio dio, oppure sono io che sono fluido, non lo so, però ragazzi guardate qui sono troppo troppo fluide rispetto a una volta come editavo prima, ecco, molto molto figo ragazzi, guardate qui quando editate le strutture non ci sono neanche gli effetti, guardate bene che figata raga. Questo video finisce qua ragazzi, è stato un video relativamente breve,
breve, ma spero che vi sia servito. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo stasera live alle ore 20:30, sempre se ci sarete. Facciamo un po' di server privati, quindi se volete venire siete sempre i benvenuti. Ovviamente sapete che gioco sempre con gli iscritti, con chi mi supporta nello shop e anche e soprattutto con gli abbonati. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video oppure nella prossima live. Un saluto a tutti e sempre Codice Powa. Ciao belli!